Chi ve l'ha detto che una volta che si ha un lavoro che magari non piace neanche, si debba rimanere per tutta la vita legati a quel lavoro? Ci sono esempi di persone che hanno cambiato non solo a 30 anni, ma magari anche 40, 50 anni. E ci sono persone che addirittura hanno lasciato l'ufficio per aprire attività indipendenti, magari senza neanche spendere un capitale. Con poche centinaia di euro, oggi con internet si possono costruire attività di e-commerce, ad esempio a basso impatto di investimento, ma con grandi risultati. Questo libro, Le palle sul lavoro, contiene le palle, i luoghi più comuni, i falsi miti che io ho incontrato nella mia carriera da coach e che fermano moltissimi di noi, sia i giovani a entrare nel mondo del lavoro che i meno giovani a cambiare e a costruirsi carriere o più soddisfacenti, magari anche come imprenditori. Questo libro quindi contiene tanti falsi miti che andremo un po' a smontare o a vedere, e poi una lezione di coaching, quindi delle soluzioni pratiche che possono aiutare la persona a trovare nuova energia e nuove soluzioni per cambiare. E alla fine mettiamo delle domande di coaching per iniziare da subito il cambiamento. È un libro che va bene per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro e che magari non riescono a trovarlo, oppure che vogliono aprire un'attività ma non sanno come fare, e per i meno giovani che sono in un lavoro che magari non soddisfa, che frustra anche un pochino, ma che non sanno come fare, che sono convinti che a 40 anni o 50 anni non si possa cambiare. In realtà è una palla.